Beh, signori, se noi siamo qui oggi è perché vogliamo riprenderci l'Abruzzo, ci dobbiamo riprendere questa splendida regione, venire qua e guardare questo mare è spettacolare, loro vogliono trivellarla, non stanno facendo nulla per proteggere il nostro territorio. Avete visto la storia di Ombrina Mare, avete visto la storia su Bussi, il sito più inquinato d'Europa. Noi siamo un'altra cosa, noi vogliamo tutelare l'ambiente, ma questo già lo sapete, lo diciamo ormai da anni, ve lo stiamo raccontando da anni. Oggi siamo in piazza perché noi lo facciamo tutti fine settimana e non solo sotto campagna elettorale. Noi quando finiamo il venerdì prendiamo la macchina, il treno, l'aereo, raggiungiamo le piazze e stiamo con i cittadini, perché per noi è vitale e dobbiamo soprattutto informarvi su quello che accade in Parlamento. Perché purtroppo i giornali, i telegiornali non vi racconteranno mai nulla. Noi stiamo dimostrando quella coerenza che vi abbiamo raccontato circa un anno fa, quando siamo entrati in Parlamento con quei 20 punti. Quei 20 punti sono stati tutti depositati alla Camera e al Senato. Sono i partiti a non volerli votare, sono i partiti che non vogliono il reddito di cittadinanza. E noi siamo lì dentro per lottare, per ottenerli. E li otterremo perché in quel governo ci entreremo noi. E ci entreremo molto a breve, perché tra poco si voterà per le europee il 25 maggio e quando vedranno il risultato del Movimento 5 Stelle, perché saremo noi il primo gruppo politico, allora dovranno fare un passo indietro e o si torna alle elezioni o ci danno un incarico di governo. Devono farlo per forza, noi lo urliamo in tutte le piazze, dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliare tutti, dovete parlare con chiunque, parlate con i parenti, con gli amici, con il cane, il gatto, ma raccontate quello che fa il 5 Stelle in Parlamento. Noi siamo entrati lì dentro e la prima cosa che abbiamo ottenuto è stato quel conto corrente per la piccola e media impresa. Siamo stati 3 giorni al freddo sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza per ottenerlo. Alla fine l'abbiamo ottenuto e lì sopra versiamo la metà dei nostri stipendi e vi posso assicurare che non è semplice. Voi immaginate a fine mese aprire il vostro conto corrente, prendere la metà del vostro stipendio e versarlo lì sopra. Vi posso garantire che è una cosa difficilissima, ma dopo ci si sente benissimo, perché lì capisci che stai facendo qualcosa di davvero buono, di davvero buono. Questo 5 Stelle non è fantascienza, sono cose pratiche, realizzabili. Siamo stati noi ad arrampicarci sul tetto di Montecitorio per proteggere l'articolo 138. Prima l'Italia non sapeva nemmeno che cos'era l'articolo 138. Siamo riusciti a difenderlo, abbiamo difeso la Costituzione. Questo l'ha fatto solo il 5 Stelle. Abbiamo lasciato lì 42 milioni di euro che ci spettavano di diritto come rimborsi elettorali e noi li abbiamo lasciati lì, i partiti se li sono messi in tasca. Tengono in tasca, spendono una briciola di quei soldi per la campagna elettorale e il resto li spartiscono per prendere voti. Purtroppo fanno sempre così. Oggi noi abbiamo il bisogno di entrare nei piccoli comuni di tutta Italia, nei più grandi comuni di tutta Italia, di entrare nella regione Abruzzo, nella regione Piemonte e soprattutto di entrare in Europa, perché l'Europa così com'è non ci va bene, bisogna ricontrattare tutto, dobbiamo scegliere se quest'euro così va bene oppure no, ma dobbiamo dirlo noi, dobbiamo far scegliere i cittadini. Non state a sentire le chiacchiere di Renzi, sono chiacchiere che stanno a zero, regala 80 euro a chi uno stipendio già ce l'ha, ma in realtà quegli 80 euro li prende da altre tasse. Stanno facendo questo, vi daranno 80 euro in più in busta paga, ma pagherete più tasse e oltretutto quella è una compravendita di voti, è la stessa cosa che Berlusconi ha fatto con la lettera dell'IMU, è la fotocopia di Berlusconi Renzi. Lui è il terzo premier non eletto da nessuno, non è stato votato da nessuno, l'ha messo lì il PD, è il PD che l'ha messo lì. Questo è Renzi, Renzi va mandato a casa, o li buttiamo fuori da quel Parlamento oppure metteremo le sbarre a quel palazzo, perché dobbiamo chiuderli lì dentro, sono dei delinquenti. E il coro ci sta qua. Purtroppo signori siamo costretti a venire in piazza a raccontarvi queste cose, perché ve lo ripeto, non ve lo dirà mai nessun altro. Io l'ho visto qualche tempo fa quando sono andato in India dai due Marò per vedere che cosa era successo e l'unica foto apparsa su tutte le prime pagine dei giornali è quella di Casini insieme ai due Marò. Noi oltretutto Casini volevamo lasciarlo lì, ma gli indiani ce lo hanno rimandato indietro perché hanno capito chi è Casini. Ho visto Gasparri farsi la foto sotto la statua di Gandhi, Gasparri sotto la statua di Gandhi.
sono andato in aereo insieme a Cicchitto, Casini, Gasparri, era meglio abbatterlo quel cazzo di aereo, non serviva a nulla, almeno con gli F-35 ci facciamo qualcosa, lo dovevamo buttare giù. Purtroppo questo accade e l'iniziativa è stata del Movimento 5 Stelle, ma nessun telegiornale e nessun giornale ne ha parlato. Questa è la verità. Noi siamo costretti a venire in piazza, ci sgoliamo, abbiamo la gola a pezzi, ve lo posso assicurare. Stamattina siamo stati a Montesilvano, poi per un pranzo di autofinanziamento, perché facciamo le collette per fare questi eventi. Non prendiamo soldi pubblici. Oggi siamo qui, tra poco ci troveremo a Chieti, stiamo facendo questo. È una cosa pazzesca, la facciamo davvero di cuore, perché noi ci crediamo in questo progetto e lo porteremo avanti fino alla fine. E dopo il 25 maggio vedremo che cosa accadrà, quando Sara sarà dentro a quella regione insieme a tutta la lista. Ma li avete visti in faccia loro? Sono delle persone oneste, hanno la fedina penale pulita, basta guardarli in faccia per capire come sono fatti. Li abbiamo scelti tramite delle assemblee cittadine, lo facciamo solo noi. D'Alfonso e Chiodi sono uno imputato e uno indagato, lei invece fa l'avvocato. Vedete quale differenza c'è tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti. Dobbiamo farlo capire a tutti per forza. Riprendiamoci questa regione e prendiamoci l'Europa ed entriamo nei piccoli comuni, perché ne abbiamo davvero bisogno. Così ci riprenderemo il nostro futuro. Grazie, io lascio la parola al nostro ospite d'onore. Vuoi un minuto? Che ti serve? Che stai scrivendo? Allora, è malato di Facebook in realtà Alessandro. Fa più lettori lui che non Repubblica online, ed è la verità, ve lo posso assicurare. Scrive un post e fa circa 1 milione di visualizzazioni, è qualcosa di incredibile. Farsi una foto con Alessandro significa diventare famosi, quindi fate la fila dopo. In realtà noi ci presenteremo alle europee, abbiamo 3 candidati a Abruzzesi, mentre tutti gli altri partiti hanno precisato che non c'era il bisogno di mettere dei candidati in Abruzzo perché tanto non rientrano, perché sanno già di perdere oltretutto, noi ne abbiamo presentati ben 3, sono stati scelti sulla rete, il numero dei votanti sulla rete è aumentato a dismisura, hanno preso circa 1 migliaio di voti, adesso non mi ricordo di preciso le cifre, ma sono stati scelti da tutti, così come modifichiamo le leggi sulla rete da parte di tutti. Loro sono persone pulite, sono persone soprattutto sconosciute, questo è un grandissimo vantaggio, essere sconosciuti, perché quando nessuno vi conosce significa che non ci sono delle lobby dietro, non ci sono degli interessi particolari dietro, non sono ricattabili, possono entrare in quei palazzi e proporre le istanze che voi dite di proporre, è un qualcosa che non è mai accaduto prima, è la prima volta che accade, lo avete visto nei palazzi del Parlamento, quando vengono i lobbisti dietro le porte delle commissioni, vengono lì per cercare di modificare delle leggi a proprio piacimento. Avete visto il regalo che hanno fatto alle concessionarie di slot machine da 98 miliardi di euro che dovevano pagare, alla fine ne pagano lo 0,2%, circa 250 milioni di euro, e poi vengono ad aumentare le tasse a noi con l'IMU e così via. Noi vogliamo qualcosa di differente, io voglio lasciar parlare loro perché così si fanno conoscere, sono qui, potete farmi qualsiasi tipo di domanda e soprattutto guardateli e votate con coscienza quando andrete il 25 maggio nei seggi, perché è importantissimo questa volta. Grazie.